Un'opera rimasta incompiuta da circa 15 anni e che finalmente tu hai appaltato, consegnando i lavori per la realizzazione di una vera e propria stazione per gli autobus a Lanciano. L'iniziativa è stata presentata dal presidente tua Gianfranco Giulianti assieme al sindaco di Lanciano Mario Pupillo. Il terminal Memmo, una volta completati i lavori, sarà riconsegnato al comune, che a sua volta ne affiderà la gestione alla partecipata ANCSAM, gestore attuale delle farmacie comunali, del cimitero e dei parcheggi in città. I lavori, che saranno realizzati in due fasi, prevedono manutenzione e riqualificazione del fabbricato biglietteria esistente, sistemazione del piazzale con pensiline per l'attesa dei passeggeri ubicate su 8 banchine di fermata riqualificate. Sono previsti 11 stalli per la sosta lunga dei mezzi pubblici. Parte della nuova opera è dedicata alla sosta dei mezzi privati, previsti 17 posti, per la realizzazione di un parcheggio di scambio autovetture, dove vengono realizzati anche punti di ricarica di mezzi elettrici. Ci saranno naturalmente illuminazione nuova, pensiline e la divisione tra ciò che è il trasporto pubblico e quelle che sono le esigenze dei privati. Il combinato disposto di questo, che rientra in la visione strategica che il master plan ha voluto dare alle autostazioni abruzzesi, fa sì che a Lanciano, nel breve periodo che individuiamo in massimo 180 giorni, ci sarà questa nuova autostazione. Nell'edificio di due piani troveranno spazio un bar con dehor, uffici, biglietteria, sala d'attesa con angolo infopoint e 3 blocchi differenziati di servizi igienici. Gli accessi all'autostazione saranno regolamentati, sarà installato anche un impianto di videosorveglianza. L'importo dei lavori a base d'asta è di 409.000 euro. Questa è un'opera che, per scherzare, potremmo dire che è dell'altro secolo. Si è bloccata, contenziosi, sospensioni. Abbiamo dovuto riprogettarla e quindi finalmente nel 2018 con il master plan abbiamo ricevuto dalla giunta d'Alfonso questi 500.000 euro per il completamento, e grazie alla giunta Marsilio abbiamo oggi ottenuto questa accelerazione di questo percorso che si era impantanato, quindi 15 anni di attesa, per poter in 6 mesi, spero, poter realizzare un'opera che dà a questa città la giusta accoglienza, perché arrivare qui in questi anni è stato arrivare in un luogo che fa immaginare tutt'altra città, non le bellezze monumentali e artistiche che abbiamo. Quindi è una, diciamo, compensazione necessaria che esprime una collaborazione fra enti, proficua, per il bene dei cittadini che ovviamente hanno bisogno di questi servizi.